La questione di cui parleremo oggi sta venendo largamente discussa, ancora aggiungo io, in queste settimane. A quanto pare proprio nessuno si è andato giù il fatto che Fortnite sia stato eletto, per i Golden Joystick Awards, gioco dell'anno. Perché? Per chi non lo sapesse, i Golden Joystick Awards sono uno dei riconoscimenti più ambiti e prestigiosi praticamente dall'inizio del mondo dei videogiochi. Basti pensare che la sua prima edizione risale addirittura al 1983. Perché sto cominciando tutto questo discorso proprio dalle origini di questo evento? Perché c'è da fare, a mio avviso, una nota molto importante, ossia che, in principio, l'assegnazione di questi premi veniva stabilito in base alle preferenze del pubblico britannico, quindi i videogiocatori britannici, una piccola cerchia di persone appartenente a una singola area geografica, poteva scegliere i propri giochi preferiti. Adesso, ovviamente, con l'internet si è tutto evoluto e le proprie preferenze vengono espresse online, quindi abbiamo un panorama mondiale che quest'anno ha votato il gioco Epic. Quel che stiamo assistendo in questi giorni è praticamente quel che abbiamo già vissuto diversi anni fa con l'uscita di Minecraft. Vi ricordate che bello? 3 canali su 4 su YouTube erano a tema Minecraft. Reddit era monopolizzato dai cubetti. Le mod, le leggende, la tech, it feed the beast, i gadget, poi dopo i manuali, gli update e i bambini. I bambini ed altri bambini. L'argomento principale dei detrattori di Minecraft erano sempre i bambini, che hanno rovinato tutto, che hanno invaso la rete. Ogni giorno c'erano video di bambini che facevano video cringe riguardanti le loro creazioni, che si mettevano a piangere perché altri bambini grifavano i loro server, eccetera, eccetera, eccetera. Bei tempi, vero? Ma quali sono i veri effetti che hanno reso Minecraft un caposaldo della storia videoludica? La semplicità d'apprendimento, la predisposizione a essere moddato in ogni maniera possibile, nonostante il fatto che sia stato scritto in Java e quindi è stata una delle più grandi punizioni che ci ha dato Marcus Persson. Poi inoltre il gioco era adatto praticamente a tutti, ricordava vagamente i Lego come meccaniche e soprattutto, a mio avviso il fattore più importante, ha dimostrato al mondo che anche un gioco indipendente poteva acquisire potere quanto un AAA, dando il via ad un'epoca, quella che stiamo vivendo tutt'oggi, dove tutti i giochi prodotti, indipendenti e non, sono messi sullo stesso piano e considerati nella stessa maniera. Scusate se è poco, ma per me resta uno step evolutivo molto importante. Ma chiudendo questa parentesi, passiamo invece a quel che viene definito da molti Minecraft with guns, perché sì, i bambini sono tornati e questa volta hanno i fucili. Così come il periodo della guerra fredda, dove vi era la paura del nemico comunista che ti avrebbe colonizzato, così è rispuntato il terrore dei bambini che invadono la rete e giocano a Fortnite. Mo, ditemi che non è vero. Questo spauracchio, che potrebbe sembrare semplicemente un modo random per fare ironia in un video, è a tutti gli effetti un dato importante che ci fa capire diverse cose. Il primo è che i bambini, nonostante sia difficile da digerire anche per me, rappresentano una grossa fetta di mercato e quindi fanno massa e aiutano a far parlare di un gioco, sia in senso positivo che negativo. Da un lato i grandi volumi che tengono vivo un titolo, dall'altro riempiono la bocca degli oppositori che identificano in una categoria la causa dell'odiare una qualsiasi cosa, in questo caso Fortnite. I bambini, inoltre, sono anche un indicatore da tenere in forte considerazione per un altro aspetto, l'accessibilità a più sistemi possibili. Chiariamo meglio questo aspetto. Il 25enne, il 30enne, il 40enne lavorano o comunque hanno una maggiore indipendenza economica per potersi permettere sistemi in grado di eseguire giochi di un certo tipo. Esempio, se voglio giocare ad un Battlefield 5 per PC, se posso, potrei mettere da parte soldi per un tot di mesi, con i quali poi alla fine potrei comprare una macchina adatta a far girare bene il gioco. Un ragazzino in questo è più limitato. Certo, ci sono pure i bambini impacchettati dei soldi, però quella è un'altra questione. Mettendo per un attimo da parte i bambini, la frase che capita spesso di sentire è Red Dead Redemption 2? A questo proposito, occorre capire come mai Fortnite ha vinto il confronto anche con un titolo che, apparentemente, ha messo d'accordo tutti per quanto riguarda la positività del prodotto. È stato un lancio quasi perfetto, solo che occorre vedere la realtà dei fatti. Red Dead è uscito solo su Xbox e PlayStation, Fortnite per ogni dispositivo possibile immaginabile, anche mobile e Switch, e per molti di questi c'è anche il cross-platform. Red Dead, ovviamente e giustamente, costa quanto un AAA, Fortnite invece è gratuito. Sempre.
potreste dirmi che le microtransazioni spesso fanno spendere più soldi rispetto all'acquisto di un gioco canonico. Ma se hai un budget limitato, che ti costa provare un gioco gratuito che i tuoi amici stanno già giocando? Tornando un attimo all'apertura del video, abbiamo detto che i vincitori del Golden Joystick vengono eletti dal pubblico. Se vogliamo parlare di meri numeri e dati statistici, penso non dovremmo sorprenderci se Fortnite l'abbia spuntata così facilmente. L'indignazione per il confronto con Red Dead viene spesso messa sul piano artistico, dove effettivamente per Fortnite, tolta la grafica minimalista e cartunesca, non vi è profondità di trama, di panorama, di personaggi e così via, cosa che Red Dead Redemption ha. E purtroppo ho l'impressione che parte dei videogiocatori, specie negli ultimi 10 anni, pensino che un videogioco debba essere un film. Questa però è una questione di gusti. L'estetica, la scenografia di un videogioco sono solo un aspetto da tenere in considerazione e a Red Dead Redemption 2 non può essere mossa alcuna critica, è perfetto, è reso bene. E qui veniamo alla bilancia che ha deciso le sorti di una tale scelta, prescindendo addirittura dai numeri. Vi faccio una domanda: chi vince tra una buona narrazione, ambientazione e un videogioco divenuto fenomeno di massa? A questo proposito, un'altra critica che ho letto e ho sentito è che Fortnite non sarebbe dovuto proprio arrivare alle nomination in quanto gioco del 2017. Inizialmente ero d'accordo anch'io riguardante questa puntualizzazione, ma effettivamente, se ci fai caso, Fortnite nel 2017 era in alfa ed il gioco è arrivato alla 1.0, cioè al suo rilascio, a inizio 2018. Quindi, tecnicamente, ma preso molto per i capelli, Fortnite è un gioco del 2018 a tutti gli effetti. Ad ogni modo, sia ben chiaro, io non sto difendendo Fortnite, nonostante ci abbia giocato un bel po', ma sto cercando delle motivazioni di questa sua vittoria. Poco fa ho parlato di Fortnite come fenomeno di massa e devo essere sincero, giusto per fare un esempio fra tutti, nonostante reputi molto imbarazzante l'argomento, io ricordo pochissimi altri giochi moderni che abbiano avuto un impatto così forte a livello mediatico anche in settori diversi da quelli del videogioco. I balli, per esempio. In passato non avrei mai creduto di vedere giocatori di calcio professionisti, baseball, football o altri sport imitare i balli di Fortnite durante le vittorie, e su questo devo aprire anche una parentesi che mi ha fatto parecchio pena, devo dire. Lo sapevate che diversi rapper, b-boy caduti in miseria, hanno chiesto danni per violazioni di copyright alla Epic per aver riprodotto i loro balli proposti 10-20 anni fa? Giustamente, qualsiasi giudice li ha mandati a cagare a tempo zero, però questo vi fa giusto capire la portata dell'evento. Poi, per concludere, c'è anche la questione della dominazione del mercato. Il Battle Royale sta vivendo il suo apice come genere. Non si sa effettivamente quale sia il suo arco di vita finale, però è stato interessante vedere come al momento, quando si pensa Battle Royale, molto spesso il primo titolo che viene in mente è Fortnite, cioè per definizione. Fino ad un annetto fa avrei detto PUBG, che tra l'altro preferisco, ma è incredibile pensare come PUBG, da essere leader di un genere di gioco che ha fatto vendite a sproposito nelle prime settimane e praticamente per diversi mesi a seguire, che si è bullato tantissimo addirittura per aver rivendicato in maniera serissima la paternità di una padella come arma, cosa che aveva fatto praticamente chiunque, compreso Team Fortress almeno 10 anni prima, sia stato letteralmente pestato dal primo free to play che ti hanno messo contro. Sono cose che effettivamente dovrebbero farti pensare. A conclusione del discorso, vorrei dire che capisco bene la rabbia di chi magari avrebbe preferito qualcosa di diverso, come un Red Dead Redemption 2, per esempio, che comunque ha vinto il premio della critica, ma la questione, senza dover cercare per forza un colpevole, che siano magari i ragazzini, i nuovi utenti che si trovano davanti a un gioco gratuito e quello conoscono, la velocità di apprendimento del gioco e così via, però occorre essere oggettivi e guardare in faccia la realtà e non dimenticare che è un titolo votato dalla gente, dalle persone, non solo da chi magari gioca da una vita, non da chi è addetto ai lavori, non da chi è hardcore, ma da tutti, compresi magari coloro che si sono avvicinati ai videogiochi proprio grazie a Fortnite. E questo proprio è un ultimo grande motivo che ha spinto la gente a scegliere Fortnite come gioco dell'anno. È stato come fare un sondaggio popolare dove metti a confronto una Ferrari 458 e una Panda del 93. A quale sei più affezionato per la tua esperienza di vita? Il risultato penso sia scontato.
Per oggi penso sia davvero tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre per ogni video discutiamone qui sotto nei commenti, io per oggi vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.